È nel cuore dell'inverno, di questo inverno 2023. Oggi è un giorno speciale perché oggi è il 25 di dicembre, che oltre a essere il giorno di Natale è anche il giorno del mio compleanno, quindi mi faccio un regalo doppio in questo caso. E questo regalo si chiamano le 5... Segue quella che è la strada estiva normale che si raggiunge e dopo questa piccola pausa qui al Cason de Claudio, che porta via solamente 5 minuti di facile cammino, ritorno nuovamente al punto. No. E dopo 5. All'altezza del parcheggio per salire poi in diretta. Inizia questa lunga salita in direzione al centro del piccolo centro e quindi salire sempre seguendo le indicazioni per il rifugio Antermoni. È il sentiero che ho iniziato a percorrere ed effettivamente si forma su una serie di serpentine che agevolano dove lascio questi verdi prati, questo lussuggio. Teleferica vuol dire che nelle vicinanze, ma porca miseria, una nuova, no, è arrivato questa cascata, la scala, ed è dal paese di si parte seguendo, si tratta, no, su due notte sono di una persona, in direzione della Val di Padova, tutte cagate che ho detto. Ed ora spazio anche alla Val di Gonne, con in direzione del Col Quaterna per arrivare. Il catenaccio, sì. E da un punto di vista tecnico, no, è Tiero 578. All'altezza di Malga de Colda, come si chiama questa? E la parte più impegnativa inizia all'altezza porta in direzione del rifai, come si chiama il rifugio, praticamente scorrerete, è ben segnalato come potrete, la giusta direzione da seguire, e si affronta così ma siamo al sabato 17 per salire in direzione dell'Alpe e dai laghi di Lu in quest'angolo più cambio di sentiero. Ha una quota che supera di poco sui 2210 metri e giungo nuovamente, già, e sono circa un'ora e un quarto, un'ora e mezza, no, di fa tutto. Pugio Candena al termine, no, già 26 tra le seto, mi fai, e sicuramente lungo questa dica l'ultima delle quattro mai, e questa è, si incrociano, mi trovo in questo versante più orientale della Val di Fas, si deve no, una delle visuali e più lontana, la palline queste sopra al Rio Mondeval, che scende ovviamente a valle, se è ovvio, torrenti va a valle, e dopo aver attraversato quel pontile che è da mare, no, il becco di mezzodì e le ronchette, diciamo così, della Piera, ed eccomi due ore e un quarto dal, no, va bene, ed eccomi arrivata, c'entra un cazzo, perché ti inventi una storia che porta a sé, becco di mezzo, e invece alle mie spalle la vetta, devo rifarla, di chiamiamolo, nei confronti e che guarda, e facciamo tutto qui, alcune tabelle che danno come indicazioni appunto il baito, detto Solea, come indicazioni il baito e per pochi minuti ancora di cammino, e seguendo, no, perché è sinistra e destra, Tiero il Censi, mentre all'orizzonte per Baito Armando
perché mi interrompo sempre? Costeggiando sempre in cima, 180 metri che chiudo, quindi tro sulla destra, vedrete, ed è da qui dalla un passo alla volta e con tutta calma. San Candido, due delle, ed è lo stronco montuoso che fa parte precosa, si lascia dopo il, ma che bei, una strada forestale che sale direttamente l'intero lascia taglia praticamente. Adesso rientro a valle, rientro a Piatto, cima di Valle e cima Canali, e due imponenti vette, ed è il rifugio Pradidalia, 2278, con un dislivello di 1100 metri in un tempo da fare a sauna. Buongiorno Daria. Quel gruppo che sta, no, nemmeno mo, ne, no, GoPro arresta video.